Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, io sono Fox e oggi in questo video velocissimo parleremo di isolamento nel pacco batterie Lithio 4. Allora, innanzitutto vi ringrazio a tutti quelli che hanno partecipato alla votazione che c'è nel canale YouTube. Avete scelto di vedere qualche video in più sulle batterie. Va bene ragazzi, guarda caso abbiamo pane per i nostri denti. E allora in questo video ragazzi vedremo cosa sto facendo per poter isolare al meglio queste celle. Vi ricordo che sono in tutto 16, ok, 8 e 8. Questa è la cella al naturale, eccola qui, vedi, blu, con la guaina termoretraibile che vanno a mettere loro in industria. Sotto questa guaina termoretraibile c'è la carcassa della cella di alluminio. E allora, questa invece è la struttura, ecco, di compressione del pacco batterie. Io sto andando a innanzitutto isolare cella con cella, cella con cella, così da non farli appoggiare con questa plastica. Sto andando a mettere queste, ragazzi, che te le lascio sotto in descrizione. Sono dei rotoli adesivi che ci sono di varia larghezza, vedi? Vedi? Vado a metterle una e una e mi vado ad assicurare che cella con cella appoggino, ma tramite questa diciamo cartoncino plastico isolante, così, ripeto, da non appoggiare con questo. Un'altra cosa da fare qual è? È quella di isolare anche questi, sono in acciaio. Io andrò a mettere, ragazzi, da qui a lì della guaina termoretraibile di sezione opportuna, poi la soffio col phon caldo, così da isolarla, perché ragazzi, se la lascio così nuda c'è il rischio di poter fare eventualmente un cortocircuito, perché mettiamo il caso io qui per un caso di sfortuna mi appoggio, perché poi questo ragazzi andrà messo qui sopra alto circa a metà, no, qua sotto a terra, ecco, questo andrà messo qui sopra, stretti tutti i bulloni, perciò può capitare che si tocca qualcosa. Per non dare continuità, cioè se qui per esempio scende un filo, un cavetto e tocca la struttura, può anche capitare che ci sia energia elettrica su tutta la struttura metallica. Invece quando io vado a isolarmi questi due e anche questi due dall'altro lato, perché sono ragazzi due per lato, e faccio sì da isolarli, e pure se un cavo mi scende e mi tocca con questi non succede nulla, perché c'è la gomma, ragazzi, c'è la guaina termoretraibile, che poi vi farò vedere al lavoro finito, che mi isolerà le barre qui di acciaio inox, ok? E niente ragazzi, vi aggiorno dopo quando avrò finito tutte le celle e quando avrò finito anche di isolare queste. Mi manca ancora da costruire l'altra struttura, ok? Queste le ho già forate, devo semplicemente mettere le barre, tagliarle anzi prima, e poi mettere i bulloni. A dopo. Ragazzi, ho appena finito di inserire tutta la carta isolante. E allora, primo e ultimo deve essere fatto su entrambe le facce. Ecco qui, vedi? Faccia 1, faccia 2. Perché? Perché una è la faccia che appoggia con la cella successiva, ma questi sono le facce che appoggiano sulla lamiera, ok, sulla struttura. E struttura chiama struttura, e potrebbe anche fare, come dicevo prima, cortocircuito, ok? Invece io isolo qui, isolo lì, isolo questi, perciò che mi toccano poi qui sul fianco delle celle,
Questo sta a significare che la struttura è completamente isolata dalle celle e le celle sono completamente isolate dalle altre celle, sia della loro linea che dalla linea a fianco. Benissimo ragazzi, il primo terminato. Guarda, 1, 2, 3, 4 nascosti con della guaina termoretraibile, ragazzi, nera, bella spessa da 10 mm. Uno messo, due messo, questi sono doppi, questi sono doppi. Ragazzi, calza a pennello sulle celle. Stanco morto, ma ho finito. Ho finito. Eccole qui. Compressori fatti. Uno e due. Ragazzi, ve li faccio vedere meglio. Staffe 2 per poter appunto fare più presa e durare nel tempo. Due tiranti che fungono anche da gabbia, così che non si possano spostare. Di là altre due belle staffe. Idem ragazzi, anche da questo lato le celle tutte isolate, così da non rischiare. Idem anche questo, isolato. Qua sotto ci sono le barre filettate in acciaio. Eccole qui, bulloni. Questi si devono stringere così da farlo comprimere alla grande. Ragazzi, bello, davvero bello ragazzi, mamma mia che lavoro che mi è venuto, mamma.